dedicato a te. Nella cornice dell'Auditorium di Milano, il Forum della Meritocrazia ha presentato la sera del 16 maggio i suoi primi mesi di lavoro e premiato 10 talenti, persone, storie, esperienze di vita e di lavoro. Una ricerca che ha portato a vagliare numerosi curriculum, da quelli più noti a quelli di persone che nel loro piccolo ce l'hanno fatta da soli con le loro capacità. Questa sera parliamo di merito, di giovani, di adulti, di talento e dell'importanza del proprio curriculum contro il concetto di raccomandazione, che invece in Italia è stato prioritario. Noi vogliamo ribaltare questa percezione. Roger Abravanel, ingegnere, manager, scrittore e presidente onorario del Forum della Meritocrazia. Dalla sua penna è uscito proprio il saggio Meritocrazia del 2008, seguito da Regole e ora da Italia Cresci o Esci, tre saggi che al di là delle apparenze seguono uno stesso percorso. Quando lui dice la meritocrazia, non c'è meritocrazia, dice: sai, io dovrei avere, fare più successo, c'è uno che è andato, un raccomandato che è andato avanti più di me, no? Questo è vero, è un problema individuale, ma il problema più grave è che la mancanza di meritocrazia ha ucciso l'eccellenza. Siccome non c'è più competizione, non c'è più cosa, è un paese senza eccellenza, è tutto il paese che si ferma. Però i veri talenti, se non c'è opportunità di crescita, se ne vanno. Quindi il nostro problema grande oggi è come assicurarci ci siano opportunità per i talenti e per il merito. Talento che si presenta nel corso della serata con 10 volti, età, esperienze e origini differenti, elementi che costituiscono dei curriculum da prendere come esempi. Sono persone normali, quindi vogliamo far vedere a tutti che farcela è possibile anche senza avere doti straordinari, semplicemente credendo in se stessi e credendo nel merito. Eppure parlare di meritocrazia in Italia è difficile, spesso questo termine è stato usato a sproposito per mascherare esattamente il suo contrario. È normale allora che le reazioni iniziali possano essere negative, ma non per questo il Forum della Meritocrazia ha intenzione di fermarsi. Molto è una questione anche di percezione. Noi vediamo quando usciamo sulla stampa, quando postiamo le nostre riflessioni, veniamo sempre un po' aggrediti da tantissimi commenti negativi sul merito, sul fatto che ce la fanno solo i raccomandati e quant'altro. Un po' è anche perché chi ce la fa da solo ha un po' paura di farsi vedere e è un po' difficile. La nostra cultura fa un po' fatica ad interpretare questi casi positivi, che però ci sono tanti. Questo non vuol dire non riconoscere che ci sono delle difficoltà oggettive. Però noi ci crediamo che il paese abbia bisogno di vedere questi esempi positivi e che deve cambiare proprio questo tipo di cultura. La raccomandazione che scavalca il curriculum, la passione, l'entusiasmo e la volontà è uno dei mali riconosciuti del nostro paese. Eppure c'è chi ce l'ha fatta, chi ha affermato la sua professionalità proprio lavorando per sradicare questo malcostume. La possibilità di cambiare questa cosa c'è nel momento in cui per prima l'azienda fa una scelta etica di fondo, per cui decide di affidarsi esclusivamente ad una ricerca di skills tecnico-specialistiche e di atteggiamenti positivi verso il cambiamento, verso la flessibilità, verso soprattutto la conoscenza, quindi il merito fondato sulla competenza, è quella, credo assolutamente, ma è la mia esperienza quotidiana, che sia la chiave per uscire da questo circolo vizioso. Abitudini che si possono cambiare anche intervenendo dall'esterno, creando nuove reti di relazioni impermeabili alle forme di favoritismo a cui ci siamo col tempo dovuti abituare. Il talento può anche essere quello di avere l'idea giusta per far emergere il talento altrui. Conta tantissimo il profilo umano, io direi alla pari. Logicamente il nostro sistema è un primo incontro. Poi possiamo dare delle possibilità anche per vedere il lato umano della persona, ma è la società che deve fare una visione a 360 gradi del curriculum. Superare le barriere, evadere da schemi inefficaci. Il web, internet, in questo gioca un ruolo essenziale, ma ci sono ostacoli prima di tutto culturali che spesso frenano le spinte più positive. Io credo che in Italia purtroppo erroneamente si pensa che il merito sia legato all'età, cioè si pensa che il merito sia frutto di una lunga esperienza. I giornalisti, credo, con gli incarichi più importanti in Italia hanno comunque una certa età. Io credo che non sia così, credo che l'esperienza faccia una buona parte, ma credo che il talento sia qualcosa che si ha sin da giovani e credo che in alcuni ambiti, io mi occupo anche di web, l'età anzi possa essere una controindicazione. La sfida che si propone il Forum della Meritocrazia è ardua, una strada sicuramente in salita che però si preferisce guardare con ottimismo, anche grazie ai tanti riconoscimenti già arrivati da una società civile che ha voglia di voltare pagina. Un punto importante da dare a questi giovani e non giovani talenti, che sono persone ordinarie, che però ce l'hanno fatta con le informazioni che abbiamo preso attraverso il proprio merito. Infatti lo slogan della serata è dedicato a te, vuol dire che ognuno di noi può essere il talento che l'Italia si merita.